guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Oggi parliamo di fitness e di allenamento a casa per dimagrire e anche rimanere in forma. Premessa: non sono una personal trainer, non lavoro nel settore, ma mi piace molto il workout, mi piace il fitness, mi piace allenarmi e rimanere in forma. Credo che sia importante rimanere sempre in forma e tenersi allenati più volte a settimana. Vi farò vedere un allenamento che faccio quasi tutti i giorni, dura 7 minuti, io lo ripeto sempre due volte, per un totale di 14 minuti. La seconda parte del video vi mostra due esercizi che faccio ogni giorno per i glutei. Vi anticipo che sto per finire i 30 giorni di challenge di aprile, mese in cui mi alleno tutti i giorni. Prima di maggio condividerò il video della mia challenge completata di workout per 30 giorni di fila ad aprile. Aspettatelo. Lista delle cose di cui avete bisogno: 1. Voglia. 2. Forza di volontà. 3. Questo allenamento si può fare anche senza pesi. Io preferisco farlo con dei pesi, ma non ho pesi a casa, quindi userò questi come pesi. Metterò delle cavigliere e userò un timer, ma se non ce l'avete potete tranquillamente sfruttare quello del telefono. Faremo 12 esercizi in 7 minuti da ripetere due volte per un totale di 14 minuti più altri set da 15 che verranno ripetuti 3 volte ognuno. Allenatevi con me, vi farò vedere esattamente i 30 secondi di esercizio e vi lascerò la pausa di 10 secondi dopo ogni esercizio. Iniziamo! Iniziamo con 30 secondi di jumping jacks. Jumping jacks, 30 secondi e 10 secondi di pausa. Poi abbiamo 30 secondi di wall sits. Wall sits al muro. Proseguiamo con 30 secondi di push-ups, piegamenti, push-ups, li potete fare anche in ginocchio, 30 secondi di push-ups. Trenta secondi di crunches. Trenta secondi di crunches. Passiamo agli step up su una sedia. 30 secondi step up su una sedia. Continuiamo con 30 secondi di squats. 30 secondi di squats che potete fare con o senza pesi.
Siamo a 30 secondi di triceps dips. Affondi su una sedia. Credo si dica così in italiano. Passiamo a 30 secondi di planks. 30 secondi di planks. Correte sul posto con ginocchia alte, high knees running. Cercate di far arrivare le ginocchia più in alto possibile per 30 secondi. Lunges, lunges, in avanti o indietro? Russian twist. Russian twist. Potete decidere di farli con o senza pesi. Ultimo esercizio numero 12, abbiamo i side planks. Side planks, i planks su un lato. 15 secondi da una parte, 15 secondi dall'altra. Così abbiamo completato 12 esercizi in 7 minuti da ripetere per una seconda volta. Potete mandare indietro il video o esercitarvi altri 7 minuti e poi schiacciare play per la seconda parte dell'allenamento da casa per rimanere in forma. Per oggi allenamento terminato, mi sono dimenticata di dirvi che se ce l'avete e ne avete bisogno potete usare un mat, un materassino. Spero che l'allenamento vi sia piaciuto, è un ottimo workout da fare a casa che dura circa 20 minuti in base alle vostre abilità e velocità.
Lasciatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciatemi un sacco di thumbs up. Se volete potete salvare questo video e sfruttarlo per i prossimi workout, mandarlo a tutte le persone che sono interessate a fare workout dentro casa. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ricordatevi inoltre che il commento migliore di questo video sarà pubblicato nel prossimo. Ecco the best comment del video passato. Per oggi è tutto da Chiara e Lady Boss a New York, ci vediamo al prossimo vlog. Stay fit, mi raccomando. Bye guys! Yeah.